Una targa in onore del capitano Antonio De Lisi. Alla vigilia del suo trasferimento, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Giugliano ha voluto ringraziare l'ufficiale dell'arma per il grande lavoro svolto negli ultimi 3 anni sul territorio. Ieri la consegna nella sede di Corso Campano. Il capitano De Lisi noi lo dobbiamo ringraziare come sezione, perché a Giugliano non esisteva. Insieme ai nostri soci fondatori, io e altre persone che diciamo hanno voluto fortemente questo cosa di legalità in Giugliano che non esisteva, il capitano De Lisi si è trovato proprio appena arrivato trasferito in questo territorio a dover supportarci come sezione nascente. Quindi da questa è nata la cosa, perché a Giugliano mancava la sezione carabinieri. Niente come carabiniere, non più in servizio, l'unica cosa gli dico è di continuare a lavorare come ha fatto qua su Giugliano per tutto il resto d'Italia dove andrà nella sua carriera. La prima cosa che ha fatto è si è avvicinato molto ai ragazzi, alle scuole, ai cittadini, ci ha fatto vedere la presenza dell'arma non solo come cosa repressiva di portare legalità, ma proprio di far capire la cultura della legalità, partendo con i bambini. Cosa mancherà di De Lisi a Giugliano? Ma io penso parecchie cose che mancheranno di De Lisi. Persona eccezionale sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Io ho avuto modo di conoscerlo, di apprezzarne le qualità, sia davvero dal punto di vista professionale, perché ha sempre avuto una grande dedizione, una grande forza nel suo lavoro, una grande energia instancabile e sempre di una precisione e di una prontezza in tutto davvero ineguagliabile. Dal punto di vista umano, veramente una brava persona, perché una persona sempre vicina al cittadino, che non ha mai preso le distanze e sempre stato pronto a sostenere la cittadinanza in tutti i suoi aspetti. Il capitano, che tra poco sarà promosso maggiore ed opererà nella capitale, ha promesso che anche da Roma continuerà a tenere gli occhi su Giugliano per completare il lavoro su alcune vicende che saranno lasciate in sospeso. Andrò in un incarico a Roma che ahimè è prestigioso e operativo allo stesso punto, e se riuscirò a non togliere gli occhi dalla città di Giugliano e quindi avere un osservatorio privilegiato da Roma per potervi aiutare, state ben certi che lo farò, anche perché determinate cose anche a me sono rimaste qua, e se pertanto riesco a completarle d'altrove sarò sicuramente ben lieto. Chiaramente sotto la direzione di quella autorità giudiziaria, di quella magistratura, di portarli a compimento.